Andrea Consolo della Sampdoria, intanto ti sei fatto attendere per questa intervista, magari stai facendo bello per noi. No, è che non c'era l'acqua calda, abbiamo dovuto aspettare che arrivava l'acqua calda. Quindi colpa di Sandro? Sì, vabbè no, un bel torneo organizzato benissimo da Sandro come ogni anno, riunisce tutti i giocatori, i ragazzi di Messina che comunque hanno una certa confidenza col campo, quindi è sempre un bello spettacolo, un bel vedere qua. Ma l'acqua calda c'era o no? Sì, era una battuta. Passando alla partita di stasera, avete fatto quello che dovevate fare, una partita buona, avete segnato nei momenti più importanti dell'incontro e avete passato il turno. No, non era facile, loro erano ben organizzati, si muovevano bene, ma in realtà una squadra grintosa. E noi comunque abbiamo messo in campo il nostro gioco, cerchiamo sempre di proporre un calcio dove cerchiamo una circolazione di palla, non buttiamo il pallone, ci siamo riusciti. Non era facile perché loro, diciamo che erano molto grintosi e poi abbastanza decisi in campo, abbiamo portato la partita a casa. Una Sampdoria dai due volti, regular season con diverse assenze, un po' al di sotto di quelle che erano le attese, poi la trasformazione, anche perché molti di voi giocano in delle squadre, quindi in questo periodo sono più liberi e avete rinforzato l'organico. Sì, no, questo, il discorso che comunque questo torneo si svolge in questo periodo permette a molti ragazzi che comunque giocano nelle squadre, che si passa il tempo, insomma, calcetto a calcio, di poter prendere parte a questo torneo, per cui, insomma, come ti dicevo prima, molti ragazzi che comunque hanno una certa confidenza col campo, insomma, danno del tuo alla palla, in questo periodo è un bello spettacolo vederli, giocarci insieme e fare anche contro questi tornei. Tu che sei uno specialista del calcio a 5, una lunghissima carriera, giocare in questi tornei ti trovi magari con dei ragazzi che giocano più a calcio che a calcio a 5, però il livello è abbastanza alto. No, vabbè, non ti nascondo che un po' di difficoltà inizialmente ce l'ho avuta, poi conoscendo un po' i ragazzi, insomma, si sono un pochettino anche adattati al tipo di gioco, cerchiamo di non forzare le giocate quando non è necessario, di mantenere sempre un possesso palla, insomma, che è comunque caratteristico del calcio a 5. Anche per dare comunque un'impronta diversa a questo tipo di sport, che qua comunque è poco, diciamo, prima era poco seguito, adesso ultimamente ha preso maggiore visibilità rispetto al passato. Quindi anche questo è importante fare questi tornei anche per questo. Adesso siete rimasti in le quattro squadre più forti. Il Messina è già in finale, ve la giocherete in tre per essere il 2 giugno qui a combattere per il titolo. Sì, noi ce la mettiamo tutta. Certo, non sarà facile perché adesso sono rimaste buona sostanza le squadre più forti. E anche l'anno scorso, insomma, ce la siamo giocata fino alla fine. Speriamo di ripeterci, insomma, anche in questo torneo estivo. E insomma, poi quello che verrà ce lo prenderemo, noi ci impegneremo al massimo come sempre.